Ciao a tutti, eccoci qui per il video che parlerà delle letture fatte durante i mesi di luglio e agosto, un piccolo contenitore dei volumi che ho letto in questo periodo e le motivazioni che mi hanno portata a creare un video unico, cosa che non si ripeterà, credo, nei prossimi mesi dal momento in cui il progetto a cui stavo lavorando è terminato. In questo video ci saranno alcuni libri che non ho completato, per una ragione che vedremo a breve. E partirei dal valzer degli addii. Milan Kundera, autore noto per altri titoli. Questo è il suo primo romanzo in cui dice, durante alcune sue interviste, essere quello più fluido, quello scritto più di getto. Infatti è una narrazione che si presenta in modo fluido, non ci sono digressioni, non ci sono momenti in cui si cambia ambientazione. È una vicenda che si svolge in corso di giornate consecutive. Infatti, Kundera dice che è stato un romanzo scritto in modo quasi divertito, perché non si è quasi reso conto del processo creativo. È anche il motivo per cui lo stesso scrittore e autore del libro lo definisce un romanzo lunare, cioè che si è presentato nel corso di 5 giornate consecutive. E quindi noi abbiamo questo ciclo che continua a venire presentato, la luna è piena sopra Praga, città in cui viene ambientato il tutto. Città cara all'autore dal momento in cui studiò qui e decise di ricreare alcune ambientazioni proprio per questo libro. I protagonisti sono il trombettista Klima, la moglie Camila e l'infermiera Rosena. Questi sono i 3 personaggi principali, ma ci sono molti altri caratteri satellite all'interno del racconto. Tutti avranno un ruolo che ci permetterà di capire alcune considerazioni riguardanti l'etica e la scienza e la relazione fra questi due temi. L'evento scatenante che porta avanti la narrazione è una gravidanza. Non vi dirò di chi. Però questo sarà il motivo che ci permetterà di fare tutti questi ragionamenti di cui vi ho parlato prima e che permetterà agli stessi principali protagonisti, e non solo, di fare delle considerazioni al riguardo. Diciamo che i temi principali sono appunto etica, scienza, incomprensione tra le varie parti e questa gravidanza. Ciò che ho apprezzato maggiormente del romanzo, oltre alla storia in sé che in realtà ti trascina molto, l'ho iniziato durante un evento e avevo alcune ore libere, quindi l'ho preso e ho iniziato a leggerlo. In realtà l'ho finito pochi giorni dopo perché ti invoglia a scoprire i loro ragionamenti. Dicevo, è un romanzo che ho apprezzato particolarmente perché non ti fa empatizzare verso nessuno di loro. Kundera ha messo in luce tanti aspetti negativi quanto positivi di ciascun personaggio. Riesci infatti ad avere un giusto distacco mentre leggi il libro, che ti permette di prendere in considerazione i temi principali, quindi quelli che dicevamo prima, e di fare le tue considerazioni personali. Quindi è sì un romanzo che in realtà però ti dà la giusta dose di riflessione da fare, e non solo sulla storia dei caratteri presentati, bensì sui temi. So che è un autore molto apprezzato, di conseguenza, beh, sebbene sia questo un libro suo anomalo, sono curiosa di leggere il resto. Altro autore che non ho approfondito a sufficienza, ho capito poi, ma ho già letto qualcosa di suo, è Hemingway. In questo caso i 49 racconti. Dunque, biografia molto interessante quella di Hemingway, che anche in questo caso desidero ritrovare in altri libri, perché ho visto che comunque i temi trattati qui sono molto affini alla sua biografia, per l'appunto. Ma desidero fare qualcosa di diverso in modo tale da poter comprendere al meglio i suoi anni di vita e cosa l'ha portato a scrivere determinati racconti. Scrittore, giornalista statunitense, noto anche per aver vissuto diversi anni a Parigi ed essere diventato un po' l'esponente della letteratura di questo periodo. Parigi, oltre a essere la città che lo adottò, fu anche il luogo di diversi suoi racconti. Qui ce ne sono meno rispetto all'altro libro che lessi qualche mese fa, ma ci sono comunque riferimenti a riguardo. Altro luogo in cui vengono ambientate spesso narrazioni, e qui invece questo si vede molto più facilmente, è l'Italia, soprattutto Nord Italia, zone anche vicino a me in realtà, in cui ha vissuto anche durante la guerra e dopo.
I 49 racconti sono una raccolta pubblicata nel 38. Se i temi principali sono safari, guerra, ci sono spesso anche estratti legati alla corrida e quindi diciamo che i temi sono vari ma non troppo. In questa scrittura pulita riusciamo sempre a leggere ciò che sta pensando il personaggio e questo lo apprezzo tantissimo ed è una cosa che cerco spesso in realtà nei libri che leggo. Hemingway lo apprezzo per questo, soprattutto più che per i temi trattati, che appunto non sono molto vicini ai miei gusti alcune volte, ma apprezzo la capacità che ha avuto di far trasparire il loro stato d'animo. E questo credo che sia un aspetto che emergerà anche nel momento in cui andrò a leggere di più sulla sua vita. Altro libro letto qui, non con la sua copertina, perché è una cosa che spesso faccio, togliere la cover che c'è con le alette, perché ho paura di rovinarla, romperla, perderla, in realtà la sposto e poi me ne dimentico. Ma Editori e Pirati di Robert Darton. Dunque, questo è stato scelto perché ho detto, ok, editori, voglio scoprire come si sono evolute le vicende per la pubblicazione dei libri e quali sono stati gli eventi storici salienti che hanno permesso poi di arrivare al mondo editoriale come lo conosciamo oggi, e pirati, quindi immaginavo tutta quella sottotrama di editori appunto piratata e volevo capirne di più. Bello, però è stato un elenco infinito di eventi, anche non trascurabili, però che messi così diventano quasi proprio un elenco di ciò che è successo. E quindi dopo un po' ci si perde, secondo me. Sì, ci sono tante cose da raccontare, ci sono secoli di storia, ma è stato un po' difficile portarlo a termine, motivo per cui infatti ci sono ancora due capitoli che devo terminare e lo faccio, insomma, in questi giorni. Qua è tutta una parte di note, di conseguenza c'è questa lettura che va un po' alla David Foster Wallace. Andiamo comunque a leggerlo, diciamo che è più da consultazione. Darnton è uno dei più noti storici al riguardo, e quindi fonte più autorevole di lui non si trova facilmente, e quindi l'unica voce che avrei voluto leggere per questo tema. Noto per avere conoscenza soprattutto per quanto riguarda l'editoria francese dell'Ottocento. Quindi un po' l'esordio, la culla dell'editoria. La nota negativa, nel senso che non mi porterà a rileggerlo facilmente, è proprio la densità di contenuti, la densità di nozioni che arrivano quasi a perdersi, perché attualmente se dovessi fare un riassunto di questo libro mi diventerebbe molto difficile, mi diventerebbe difficile dire ho assimilato questi concetti e so quindi che l'editoria è nata in questi frangenti, perché non fatico, ci sono troppi enti, troppe persone e questo anche danno mio, nel senso fatico a ricordare molte nozioni di un solo tema e in questo caso è stato proprio difficile tenere a mente qualcosa. So a grandi linee alcuni aspetti che magari mi hanno coinvolto di più o alcune vicende che possono rimanere in mente in modo più facile. Però da qui a dire che ora so e ricordo come si strutturò l'editoria e la pirateria nell'Ottocento in Francia, difficile. Se mi dovesse servire in futuro qualcosa a riguardo, so che lo troverò sicuramente qui perché penso non sia stato dimenticato nulla e quindi è qui. È l'ultimo libro che ho letto anzi, non ho letto, l'ho ascoltato in Audible e sto provando a interfacciarmi un po' di più con questa modalità di lettura, ascolto. Delle volte riesco, delle volte mi perdo abbastanza, però se sto facendo qualcosa di un po' meccanico magari mi rimane facile riuscire ad ascoltare le vicende, altre volte invece fatico a concentrarmi. Ma per questo libro è stato abbastanza semplice perché è coinvolgente e sto parlando di Radici bionde di Bernardin Evaristo. Nel 2019 Bernardin Evaristo vinse ex aequo con Margaret Atwood, quindi stiamo parlando di due nomi molto importanti nell'ambito delle pubblicazioni degli ultimi anni. Un romanzo distopico, che definirlo romanzo distopico
mi diventa difficile. Parliamo infatti di una storia narrata in modo quasi ironico in alcuni aspetti, ma che ribalta le situazioni legate allo schiavismo. Mi è difficile definirlo distopico per queste motivazioni, perché in realtà non c'è nulla di inverosimile, purtroppo. Radici bionde, infatti, narra la storia di Doris, una ragazza bianca che vive la vita che noi conosciamo essere stata quella degli schiavi neri. Doris è una schiava di origine britannica, destinata a servire una famiglia nobile, e soprattutto la figlia di questa famiglia nobile, in una città fittizia. Per questo forse ci ricorda un po' gli scenari distopici. Quindi abbiamo i due continenti che sono la Nuova Ambossa e l'Europia. Non è difficile capire quali sono uno e l'altro. Questo ribaltamento aiuta la comprensione, forse per immedesimazione, di alcuni aspetti che magari possono sembrare scontati o ignoti per la nostra storia. C'è un passaggio di Doris, per quanto riguarda vari padroni, varie situazioni di schiavitù, varie condizioni pessime, tratte, povertà e fame. I personaggi li vediamo crescere, quindi da un'adolescente Doris, da una bambina praticamente, fino a raggiungere l'età adulta, quando i ruoli sembrano quasi invertirsi nuovamente, ricalcando una storia che in realtà conosciamo fin troppo bene. Anche di Bernardino Evaristo, visto che ci sono diversi volumi che trattano queste tematiche, non sempre in chiave distopica, bensì anche in chiave saggistica o comunque romanzi che ci permettono di comprendere quello che in realtà di romantico ha poco. Autrice che non conoscevo e che ho apprezzato molto per la capacità di utilizzare un linguaggio informale, anche trattando temi di questo tipo. E arrivo quindi al motivo per cui non sono riuscita a pubblicare negli ultimi mesi in modo costante, perché ho terminato di scrivere a mia volta un romanzo e che attualmente si trova in Amazon, e parlo di Criso Colla. E ultimamente lo sto già sponsorizzando tramite short qui in YouTube e anche nelle altre piattaforme che utilizzo. E sono felice di aver fatto in tempo per partecipare al KDP Storyteller del 2024 senza aspettative. Però sono contenta di essermi data questa scadenza e di averla rispettata. E qui si parla invece un po' di temi a me cari, quindi si tratta di arte, natura, salute mentale, il tutto ambientato all'interno di un'accademia di belle arti. E sono felice di esserci riuscita. Ho altre storie in mente non legate a questi personaggi che mi piacerebbe provare ad approfondire. Quindi, motivo per cui non ci sono stata è stato lui, però ora c'è e quindi sono contenta di questo. Vi lascio in descrizione magari il link Amazon per lui e, come sempre, invece i link degli altri libri che potete trovare facilmente, reperire facilmente, anche in altri siti. Detto ciò, sono tornata per restare dal momento in cui non ho più questa scadenza e mi piacerebbe invece crearne di nuove per questo canale. Adesso, andando avanti con le settimane, vedremo come impostare il tutto. Intanto, grazie per essere stati qui. Se vi ha fatto piacere vedere questo video, potete commentare, mettere un like o iscrivervi se non l'avete fatto. Mi farebbe molto piacere e ci vediamo quindi a presto.